Sant'Eustorgio è una chiesa antichissima. La sua storia si intreccia con la leggenda e le sue origini si perdono nei miti della prima cristianità. Appartiene al mito quella reliquia che attira molti e stupisce gli altri, la tomba dei Re Magi, custodita nella basilica. Ai Re Magi è legato il nome della chiesa perché qui, secondo la tradizione, erano conservate le loro spoglie, prima del sacco del Barbarossa, che inizialmente le portò a Colonia. E intorno ad esse Ambrogio costruì il culto e la stessa basilica. Poi la storia prosegue, parla di domenicani e martiri, di inquisizione e roghi. Sant'Eustorgio, più che una chiesa, è un racconto. Fu sede dell'Inquisizione, la cui sede era presso il convento adiacente alla chiesa. Dal pulpito esterno, posto a sinistra della facciata, Pietro da Verona era solito arringare le folle dei fedeli. La basilica fu eretta da Eustorgio, vescovo di Milano dal 344 al 350 d.C. Le forme romaniche derivano da interventi successivi, tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo. Poi la chiesa crebbe ancora, si aggiunsero nuove cappelle, dandole quella forma irregolare e quella mescolanza di stili che la caratterizzano. L'interno offre innumerevoli opere, tutte degne di una sosta. Tra le tante, il monumento funebre di Stefano Visconti, affreschi di artisti lombardi del 1300. Thank you.
la Cappella Portinari deve il suo nome a Pisiello Portinari, trasferitosi a Milano nel 1452 per assumere la direzione della filiale lombarda del Banco Mediceo. Intorno al 1462 avviò il progetto per la costruzione di una cappella intitolata a San Pietro Martire, destinata a conservare la reliquia della testa del martire domenicano e a diventare luogo di sepoltura della famiglia. Fra di essi spicca quello del miracolo della Madonna con le corna. Secondo la leggenda, il demonio cercò di tentare San Pietro Martire assumendo l'aspetto della Vergine, ma non riuscì a mascherarne le corna, che appaiono anche sulla testa del bambino, che ella porta in braccio. San Pietro lo neutralizzò mostrandogli l'ostia consacrata. L'arca è in marmo di Carrara, sorretta da 8 pilastrini in marmo rosso di Verona. Ad essi sono addossate 8 statue, a 2/3 del naturale, rappresentanti virtù, ai cui piedi sono collocati animali simbolici. Sul sarcofago sono scolpiti 8 rilievi con le storie di San Pietro Martire. Le scene sono intervallate da 8 statuine. Al di sopra di esse, in corrispondenza della base del coperchio, a tronco di piramide, si elevano 8 sculture simboleggianti cori angelici. Sugli spioventi dello stesso sono scolpite varie figure. Al di sopra del coperchio è posto un finimento a forma di tabernacolo cuspidato, entro il quale sono scolpite le statue a tutto tondo di Maria Assisa, San Domenico e San Pietro Martire. Sulla cimasa si trova il Salvatore con 2 serafini.